E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti a questa nuova recensione. In questo Crash Bandicoot e Insane Trilogy, visto che stiamo facendo Crash Bandicoot 3, siamo nel 13° livello, capite ragazzi? In questo 13° livello noi siamo nella città araba, nell'antica Arabia. Qui dovete rompere 85 casse per ottenere una gemma bianca e poi dobbiamo raccogliere un cristallo. E poi posso solo dirvi che in questo livello, se fate il percorso di morte, troverete una gemma viola. Ah, dimenticavo, fate anche attenzione a questi stolti che si affacciano alla finestra e tirano delle molotov. Poi fate attenzione anche agli scorpioni e anche a questi uomini che volano sui tappeti volanti. E poi ci sono anche delle scimmie che portano vasi. Cerchiamo di fare molta attenzione. I tappeti volanti sono le piattaforme, voi dovete saltarci sopra. Capite? E se commettete un errore, ritornerete da quella cassa che vi ha fatto da checkpoint, capite? Se rompete la cassa con la lettera C, vi farà da checkpoint e ritornerete da dove l'avevate rotta. È così che si fa, capite? Se commetti un errore o muori, ritorni in quella cassa da checkpoint. Quando c'è quella piattaforma con il punto interrogativo, vuol dire che si fa il livello bonus. Ma ci siete ragazzi, mi state ascoltando? Qui a livello bonus si rompono 19 casse e non dimenticate che avete il potere del doppio salto, capite? Il doppio salto ce l'avete per tutto il gioco. È facile vincere il doppio salto sconfiggendo Dingo Dile. Bene, rotte le 19 casse, mandiamo via il bonus e si ritorna nel livello normale. Ora qui bisogna fare molta attenzione perché i tappeti volanti si spostano. E abbiamo raccolto un cristallo, ragazzi, quello è il cristallo del potere. Vi ho sempre detto che quando rompete una cassa potete avere anche Aku Aku, capite? Aku Aku è una maschera volante che sta sempre con voi, è il suo dovere proteggervi. Avete visto alcuni tappeti si possono saltare e rimbalzare che vi fanno da trampolini, invece altri sono tappeti volanti. C'è questa scimmia porta vasi. Ora facciamo attenzione perché c'è questo arabo che lancia una spada o una scimitarra, non so come definirla. Sta durando tanto questo video, davvero. Spero vi stia piacendo questo 13° livello. E poi quando avete colpito una cassa di TNT scappate via perché esplode dopo 3 secondi. Avete visto? Dobbiamo andare con calma. Ci stiamo andando con calma. Io vi dico che abbiamo finito il livello, ragazzi. Vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale. Fatemi un po' sapere cosa ne pensate nel video nei commenti qui sotto. Speriamo che vi sia piaciuto questo 13° livello di Crash Bandicoot 3.